Andare a lavorare con la paura di morire non è bello. Il mio infortunio è successo nell'86 in un'azienda dove dovevo caricare un camion con un muletto e di andare a prendere determinati materiali, dato barta questo muletto, è successo l'infortunio, diciamo. Di lì è intervenuta l'ambulanza, portata al pronto soccorso, il primo intervento, poi trasferito subito a Firenze, a Careggi. All'ospedale, in circa un mesetto buono, dopo lì rimesso, però ho dovuto stare parecchi mesi a casa per convalescenza, perché c'era un discreto infortunio. Mi sono rivolto alla CGIL perché mi era stato fatto, diciamo, un torto, perché ero stato licenziato senza motivo, perché ero un apprendistato. E di lì si è intrapresa una causa sindacale che è andata a buon fine, con risarcimento danni a me. Sì, le microimprese oggigiorno ancora non considerano una sicurezza, ma la considerano come un costo. E nelle grandi aziende invece, essendoci il sindacato, l'RLS, maggior parte, vengono più tutelati i dipendenti. Con questo problema di Covid ha più o maggiore attenzione alla sicurezza, perché anche questo è un problema grosso, e nelle piccole aziende forse non vengono nemmeno tante rispettate le regole. È importante ricordarla, perché purtroppo ancora ad oggi muoiono tanta gente sul posto di lavoro, che oltretutto vengono chiamati morti bianche, che non è giusto, che non sono morti bianche, sono morti sul lavoro. Andare a lavorare con la paura di morire non è bello.